viene lavato chimicamente e chissà quali sostanze ci beviamo. Non ha la caffeina, ma fa male come il caffè, anzi ancora di più. Ma è vero o è un'altra baggianata? Un saluto da Simone, vostro nutrizionista e allenatore. Volevo iniziare questo video ringraziando tutti quelli che mi sostengono con dei like, tutti gli iscritti, tutti quelli che mettono commenti, davvero mi fa un piacere enorme. Grazie, grazie a tutti quanti. Il caffè decaffeinato è esattamente come il caffè normale, senza caffeina o quasi. Come? Ci sono molti metodi per rimuovere la caffeina in maniera sicura per la nostra salute. Prevalentemente con l'utilizzo di acqua e solventi organici, ma anche grazie all'anidride carbonica. Ma vediamo di capire perché ci fa male. Come dicevamo, molte persone sostengono che viene lavato chimicamente, che non vuol dire niente, perché anche l'acqua è una sostanza chimica, giusto? H2O dipende sempre da come la leggiamo, quindi lavato chimicamente non è che abbia tutto questo gran senso, però può far paura, capisco benissimo, la parola chimico, caspita, usano dei solventi chimici, l'acqua. Però vediamo che cosa si utilizza e perché effettivamente ci potrebbe essere un po' di preoccupazione. Si usa a tutti gli effetti questo diclorometano o cloruro di metilene, che è tossico per l'uomo perché la sua inalazione può causare sintomi come mal di testa e tosse, andando ad avere un impatto sul sistema nervoso centrale. Peccato che il caffè decaffeinato contenga meno dello 0,001% di questa sostanza e quindi sia considerato sicuro dall'FDA, Food and Drug Administration. Inoltre, il punto di ebollizione di questo solvente del cloruro di metilene è di 40 gradi e il caffè viene sottoposto generalmente a temperature intorno ai 70, quindi sparisce completamente. Inoltre, cosa importantissima, studi osservazionali su più di 200 tipi di caffè hanno rilevato che non c'è alcun effetto avverso derivante dall'assunzione di questa bevanda. Ma non è vero che non ha la caffeina. Questo è vero, un minimo di caffeina rimane sempre nel decaffeinato. Siamo intorno al 97% dell'eliminazione totale di questa sostanza, quindi rimangono tracce, siamo intorno ai 2 mg, ma arriviamo nel caso di caffè americani, quindi delle belle tazzone da circa 225 ml, anche intorno ai 15 mg di caffeina. Stiamo quindi parlando di quantità bassissime che vanno però considerate, ma fa meno bene o fa più male del caffè? Assolutamente no. Mantiene tutte le proprietà antiossidanti presenti nel caffè normale, derivanti prevalentemente dall'acido clorogenico e da tante altre sostanze, tra le quali cito il caffestolo, molto studiato ultimamente. Benefici che abbiamo già visto nel video sul caffè. E ricordiamoci che antiossidante è sinonimo di anti-aging e ci protegge anche il caffè con queste sostanze da malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. Inoltre, nella dieta americana, il caffè rappresenta la più grande fonte di antiossidanti, perché pare che questi di frutta e verdura non ne vedano. Quindi, in conclusione, il caffè fa bene e il decaffeinato pure. Un consiglio? Dopo le 14 evita di bere caffè normale ed inizia a sorseggiare il tuo decaffeinato, perché l'accumulo di caffeina all'interno del tuo organismo può influire negativamente sul sonno notturno. Anche se fa bene, il consiglio è sempre quello di non esagerare, evitando un consumo eccessivo e limitandolo alle ore diurne, perché comunque, come abbiamo visto, un minimo di caffeina c'è sempre, e non che faccia male la caffeina, ma come abbiamo detto, può avere un impatto negativo sul sonno, quindi teniamola per le prime ore del giorno. Se vuoi, in alternativa, c'è una bevanda eccezionale della quale ho sentito parlare ultimamente. Pare si chiami acqua, è strepitosa, provala. Quindi, ad oggi, dire che il caffè decaffeinato fa male perché è lavato chimicamente e tantissime altre cose è una baggianata. E anche oggi, se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale se non hai ancora fatto, cliccando la campanella per ricevere tutte le notifiche.
E se vuoi stare bene, il caffè fa bene, ma ricordiamoci che allenarsi è importantissimo. Per questo c'è la palestra digitale. Se non riesci ad andare in palestra, se non riesci ad andare fuori a correre al parco, ti puoi allenare da casa quando vuoi. 30 ore di corsi settimanali seguiti live da trainer super professionisti. E noi ci vediamo allora alla prossima puntata delle Baggianate del venerdì. Saluti!